Ma voi siete la banda che colora il quartiere? Noi siamo We Run the Street, al di là della ferrovia, stiamo portando colore e un sorriso alla gente. Avete messo le mani sulla città, o meglio i pennelli in rivolta? No, abbiamo chiesto in realtà ai pennelli e agli spray di raccontare questa città. Abbiamo scelto di farlo attraverso un personaggio iconico, Diabolik, conosciuto da tutti, da tutta Italia, che è un personaggio che però ha la base, la propria base, la propria nasce a Milano, nasce tramite la casa Storina, una casa editrice milanese. Io sono il direttore di Diabolik, sono quello che scrive le storie e volevo vedere che effetto faceva il personaggio che mi gestisco a fumetti, ha portato a queste dimensioni. Sono dei quartieri che erano degradati fino a qualche tempo fa, era una strada particolarmente inospitale e grazie all'arte l'abbiamo resa attrattiva, l'abbiamo resa bella. Fare graffiti vuol dire riqualificare un quartiere tramite la street art, tramite il colore, portando positività alla popolazione. Ci voleva, eh? Guardi che io sono qui da 50 anni che abito qua. Guarda, e una cosa così ci voleva. Il graffito è amore. Il graffito è amore. È amore innanzitutto, amore per i colori, amore per l'arte, arte che ci permette di portare anche dei messaggi positivi e istanze positive a tutte le persone che passano e che magari non sono così vicini al mondo che noi viviamo quotidianamente. Le piacciono questi disegni, signora? Sì. Perché le piacciono? Perché piuttosto che avere i scarabocchi, dico la gente lì che va a scarabucciare, le mai queste. Questo quartiere prima era degradato, abbiamo fatto Valentina e adesso stiamo facendo Diabolik. Mentre Valentina mi ha fatto battere il cuore, Diabolik me l'ha proprio rubato. Ma lei lo leggeva Diabolik? No. E Valentina? No, so niente, so niente, so niente. E però lo impara dai muri. E beh, per forza, mi piace quella di San Cristoforo, quella di. Sono belli. Adattarsi a una comunicazione giovanile come quella dei writer per un fumetto come Diabolik è perfetto. È un modo popolare di raggiungere tutti, quelli che passeggiano come stiamo facendo noi adesso, e scoprire delle meraviglie. Questo è il distretto della street art e abbiamo soltanto iniziato adesso.